A grande richiesta ritornano le tier list, dove classifichiamo roba. E nello specifico nel video di oggi faremo una classifica delle best serie tv in drama. Che tra l'altro mi avevate anche chiesto tra i commenti nel, dello scorso video, quindi... Huh? Come ci intendiamo? Allora, vi avviso, sono 250 milioni, quindi probabilmente sto video durerà ore. Ore! Ma ho cercato di mettere tutte quelle che potevo e... Eh, insomma... Come l'altra volta ci sono quattro categorie in cui verranno inserite le nostre serie per creare la classifica. Al primo posto super bellissimo power, al secondo andiamo bene, al terzo buono, al quarto cepostà e ultimo ma non per importanza al quinto posto monnezza. Dove cercherò di non inserire niente, ma forse dovrò. Almeno una di queste serie finirà lì. Me lo sento, ma iniziamo subito. Allora, da dove inizia? Da partiamo dall'inizio. Allora, partiamo dalla prima che vedo qua, ovvero Freaks and Jigs, Che è una serie un po'. Ma perché a me non deve mai funzionare niente? Ecco, vedi? Cioè, io non capisco. Vabbè, vabbè. Allora, procediamo così. Frix and Giggs si è messo in ceppo, sta e secondo me può stare lì. È una serie molto anni 90, dove ci sono un sacco di attori che adesso sono diventati famosi, tra cui Seth Rogen e anche um, James Franco. Poi c'è anche, oddio, come si chiama lei, quella che faceva Scooby-Doo. <ride> ma che ha fatto anche un sacco di altre robe. Insomma, era carino Freaks and Jigs. Raccontava, insomma, di sti ragazzini al liceo, e, insomma, c'era il gruppo dei, degli sfigatelli, quelli fissati con Star Wars e le cose un po' nerd, e poi il gruppo di quelli che invece volevano fare i ribelli e che quindi andavano a bere, anche se non avevano 21 anni. Crazy. Insomma, cose così da adolescenti. Carino, ci sta. Poi qua, da solo, si è messo Sabrina. Sabrina mi piace moltissimo io lo metterei in annamo bene per il momento per il momento tra l'altro sono molto delusa dal fatto che Netflix oh. abbia voluto cancellare la serie tra virgolette cioè concluderla con la quarta stagione e non proseguire perché io speravo in un crossover con Riverdale non mi veniva la parola crossover vabbè comunque lo mettiamo là uh, The End of the Fucking World ammetto di non averla finita quindi per me può stare in c'è posta perché non la metterei in monnezza perché non è brutta, però non fa per me... Cioè, più che altro odiavo i protagonisti, mi stavano veramente antipatici e non riuscivo ad andare avanti. E quindi ho visto due o tre episodi e poi ho detto, sai cosa? Vado a vedere Riverdale. Quindi, cioè, mi rendo conto che è carina, poi so che piace a un sacco di persone e non è una serie fatta male o una brutta serie, però a me non ha fatto impazzire, quindi la metto in ceppo stacco. Arriviamo alla nota dolente che secondo me dobbiamo mettere in monnezza, perché 13... Aspettate, che si è bloccato di nuovo, cioè pure lui si, si rifiuta di avere a che fare con 13. Ecco. La prima stagione a me non era dispiaciuta, l'avevo trovata carina. Le altre, oh mio dio, non sono riuscita ad andare oltre la seconda puntata della seconda stagione, perché quando è arrivato il fantasma di Anna Baker, io, raga, ho detto addio, non voglio più saperne niente. Quindi direi che la mettiamo qua perché è una delle Serie più trash, secondo me, di, uh, di Netflix, ma non un trash bello tipo Riverdale. No, 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 cioè mh, quel trash no, che vorresti, vorresti morire. Baffi la ammazza vampiri, raga. Qua stiamo parlando di un cult. E io lo metterei. oddio. Cioè, non lo posso mettere in Super Bellissimo Power, perché quello è riservato alle serie top della vita, che so già quali sono, e ci arriveremo. Però mi secca anche metterlo vicino a Sabrina. Allora, facciamo così. Sabrina, scusa, ti mettiamo in buono, ma Buffy deve stare là. Perché Buffy è un cult e ha aperto le strade di un sacco di teen drama. Poi ci sono i vampiri, di cosa stiamo parlando. Dawson's Creek mamma mia <ride> l'ho rivisto di recente tra l'altro e devo dire che non è così brutto come me lo ricordavo cioè io avevo dei ricordi molto vaghi di Dawson's Creek anche perché quando lo vedevo ero veramente piccola probabilmente all'elementari quindi capivo la metà delle cose e una cosa che ho notato è che col, col fatto che Dawson è uno super fissato con il cinema ci sono un sacco di citazioni a film e a robe ed ero tipo oh wow carino quindi secondo me lo possiamo mettere insieme a Sabrina in buono e se blocca ancora vabbè mh, Oddio, Euphoria e, mo, e mo diventa un dramma. Cioè, cosa, cosa posso fare? No, allora, Euphoria deve andare per forza in super bellissimo Power. Per forza. È troppo bella sta serie. È fatta troppo bene. Zendaya, se non vinci Lemmy, ma, ma in cazzo. The Emmy goes to Zendaya Euphoria. Zendaya! Ah! Ah! Atypical Oddio anche questa è carinissima eh, racconta di questo ragazzo autistico e eh, secondo me eh, lo fa in un modo super carino e super delicato e oltre alla sua storia c'è la storia di tutta la sua famiglia ed è super carina ci sono dei personaggi scritti davvero bene a 360 gradi cerca di andare oltre ogni tipo di stereotipo questa serie quindi davvero la adoro e secondo me mh, se non l'avete mai vista la dovete recuperare e mi sento sinceramente di metterla insieme a Buffy cioè, non sono sullo stesso livello, però, oddio non lo so, vorrei metterla in buono, però non può stare vicino a Dawson's Creek, atipica. Allora, lasciamo così, poi vediamo. Skins, Skins va qua, grande qualità, grande scrittura. Personaggi fighissimi. È stata davvero una di quelle serie che, per i ragazzi cresciuti nei, nei primi anni 2000, eh, che quindi erano adolescenti tra il 2010 e il 2014, quel, quel periodo là è stata veramente una serie formativa. E quindi non lo so, cioè, anche solo per il fatto di essere stata una cosa così tanto generazionale, la devo mettere in. Andiamo bene! Andiamo bene! Scam! Allora, qui non ho trovato Scam Italia, uh, io purtroppo ho visto solo Scam Italia più uh, metà della prima stagione di Scam uh, Norvegia, oddio, non mi ricordo se era Norvegia, comunque quello originale, sì, Norvegia, Norvegia. Insomma giudicherò solo quelle cose che ho visto e secondo me Scam è un'ottima serie, molto carina, molto adatta al suo target. Tra l'altro ho fatto un video che vi lascio qua in alto eh, riguardo a Scam Italia eh, perché secondo me in generale tutto il progetto Scam è veramente geniale proprio da, anche da un punto di vista di, eh, di marketing per come lo hanno... Um, Distribuito, andando molto incontro al loro target di riferimento, ovvero le nuove generazioni che vivono online, veramente una chicca. Vi consiglio assolutamente di recuperarla. Trovate Scam Italia su Netflix per vedere le altre degli altri paesi. Insomma, non sarò io a dirvi come fare, quindi io la metterei anche lei qua. In Annamo Bene, perché Scam secondo me spacca. Bellissima! Oddio, arriviamo ad un cult gossip girl. Allora, Gossip Girl, anche questa ha segnato una generazione Devo dire che io l'ho vista in ritardo, perché eh, ai tempi quando andava de moda eh, io non, non ero molto into queste cose eh, Perché stava passando la mia fase emo, quindi insomma, mh, non lo so, mi sembrava un po' troppo girly per me Sfigata Insomma, erano di quelle pallose che si credevano fighe perché ascoltavano gli ACDC che poi questa cosa mi fa morire da ridere dato che adesso, oltre ad ascoltare gli SDC, ascolto anche i One Direction. Quindi insomma. Diciamo che nel, nel mio corpo convivono due persone completamente diverse. Allora, Gossip Girl, io non so veramente dove metterlo. Mi sa che per il momento lo metto in buono, ma forse dopo lo sposterò in Annamo Bene. Che cosa è successo? Aiuto, Gianfra, te ne devi andare però. Per favore. Franca la mia aspirapolvere mi tormenta. Vabbè, raga, Gilmore Girls. Ma io manco ve lo dico che lo metto subito in super bellissimo power, cioè, ma non c'è manco da discutere. Di cosa parliamo? Gilmore Girls è la mia serie preferita in assoluto. Insieme ad un'altra che è in questa lista, eh, la riguardo ogni anno. Anche se sono sette stagioni più una di revival. Mi ha accompagnato per tutta l'infanzia e l'adolescenza. Ed è una di quelle serie secondo me che vi mette una calma, è, mh, non lo so, la serie perfetta da vedere in autunno quando, non lo so, tornate a casa uh, da, da scuola, da lavoro, fuori c'è un po' freddo ma non troppo, <ride> vi mettete là sul divano e vi guardate un episodio di Gilmore Girls, wow. Il mood, no? Il mood è questo. Ma cos'è? Bordello. Riverdale. <ride> Allora, Riverdale è una delle mie serie preferite della vita, ma non me la sento di metterlo in Super Bellissimo Power, ma nemmeno in Annamo, bene, perché Riverdale c'ha tanti di quei problemi, raga. Guah, wow, io lo metterei qua vicino, vicino a Sabrina, visto che sono cugine queste serie. Allora, la cosa di Riverdale è che a me piace moltissimo, mi tiene un sacco compagnia, mi fa anche molto ridere perché è un po' tresciotta, diciamocelo. Però sono molto affezionata ai personaggi e... Um, e la adoro, cioè è una serie che guarderei sempre. Purtroppo, secondo me, con l'andare avanti delle stagioni, molte cose però le hanno gestite malino. Soprattutto i personaggi di Cheryl e di Tony le hanno molto abbandonate. E spesso hanno dato anche delle rappresentazioni della comunità LGBT o della community black che, secondo me, sono veramente un po' me. E mi è dispiaciuto perché, secondo me, con la seconda stagione, proprio con l'accoppiata Tony-Cheryl avevano fatto un lavoro molto interessante e mi piaceva molto, ma poi sono andati un po' a ad affossarsi e eh, vabbè io spero sempre si riprenda sta serie ma vedremo vedremo la quinta stagione la stanno girando speriamo bene speriamo bene stranger things anche questa ha segnato un'epoca <ride> ha segnato tra l'altro il grande ritorno degli anni 80 e adesso tutti fanno robe anno 80 e, e quindi allora non lo so la metterei in Annamo bene semplicemente perché non è una serie che amo così tanto come ho amato Gilmore Girls o anche Euphoria, che si merita di stare lì. Solo per la qualità pazzesca che ha L'ultima mi ha deluso un pochino come, essere, cioè come, come stagione Perché la trovo molto ripetitiva Cioè so che alla fine la struttura di Stranger Things è quella E quindi ci sono un sacco di situazioni Che si ripetono di stagione in stagione Però quando arrivi insomma all'ennesima Dici vabbè ok basta Però sono curiosa di vedere la prossima Con tutta la cosa del, dei russi Insomma vedremo come andrà Everything Sucks è una di quelle serie che ho visto così random in un pomeriggio, una di quelle serie di, di Netflix no? che spara ogni 5 minuti, carina niente di che, io la metterei in che posta perché è carina ma non è nulla di particolare, anzi ci sono anche delle cose un po' me, uh, quindi non lo so, io vi, vi consiglio di recuperarla se proprio non avete niente da fare al pomeriggio. <ride> uh, però insomma, come dico sempre, vedete le cose voi e fatevi voi un'opinione. A me non ha fatto impazzire, cioè l'ho trovata molto carina, però non lo so, non lo so, mi ha lasciato un no, quell'amaro in bocca. Un'altra serie cult, allora, The Oc... oh mio Dio, no, scusate, subito, subito qua perché è l'altra serie con cui sono cresciuta e che mi ha formata non c'è niente come Dio sì, cioè solo la sigla mi fa piangere. E poi secondo me, nonostante gli anni, è invecchiata abbastanza bene. E per essere un teen drama è, è molto edgy, che di solito i teen ai, ai tempi erano molto più soft. E invece qua, non lo so se spingevano a robe un po'... Mm, scabrosette. Poi vabbè, super affezionata a tutti i personaggi. La mia preferita la Summer, ovviamente, perché amavo Seth Cohen. Seth Cohen. Seth Cohen. Satcoin è il mio ideale di, 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 di ragazzo Cioè se dovessi scegliere Sceglierei Satcoin tutta la vita Carino, con i capelli ricci, alto Che legge fumetti, super nerd Adora tutte queste cose Cute, cute H2O, raga non potevo non mettere H2O Cioè di cosa parliamo? Secondo me era carinissimo H2O, un po' tresciotta eh, mi faceva morire, io e le mie amiche eravamo fissate ad un certo punto della nostra adolescenza con H2O, so che la metterei in buono no però non la posso mettere allo stesso livello di Riverdale, è troppo difficile <ride> questa scelta mi sa che la sposto in C'est sì dai la mettiamo in C'est perché è, è molto carina H2O però non può stare vicino a Riverdale o Sabrina che, che mi piacciono moltissimo eh, insomma Glee era una serie che adoravo anche questa ha segnato una generazione cioè proprio... Ehm, hmm, è dura con Glee eh. io la metterei in annamo bene perché secondo me ha fatto molto Glee ha fatto molto, ha fatto molto per la rappresentazione di tante cose e di tante persone però dopo un po' nelle stagioni si è persa e poi sappiamo anche che sono successe cose un po' Mm, non troppo belle al cast. È una serie che è un po' è un po' sfigatella. Quindi sai che forse la metto no, la lascio lì perché comunque le prime stagioni di Glee secondo me sono molto belle. Lasciamo, lasciamo perdere tutto quello che è successo dopo. Glee può stare in anna bene. E va bene così: One Tree Hill! Allora, ammetto di aver visto pochissimo di questa serie perché era una di quelle che mi capitavano a random quando facevo zapping in tv e quindi non saprei c'è Chad Michael Murray che quindi mi, mi farebbe dire mettiamola in super bellissimo Power no però allora io la metterei in ceposta era una serie carina non mi ricordo niente della trama però era una serie carina <ride> assolutamente quindi possiamo metterla in ceposta anche perché non l'ho mai seguita effettivamente con no Pretty Little Liars è una serie che amo, l'adoro. Ogni tanto mi faccio dei rewatch. Tra l'altro, in questo periodo stiamo facendo il rewatch con, con il gruppo Telegram. Ehm, wow, bellissima, <ride> di un trash in inimmaginabile. Succedono le robe più assurde in questa serie. Forse solo Riverdale ci arriva a livelli, ma forse neanche a dei livelli di cose improbabili che non ho mai visto in altre serie. Però ti intrattiene così tanto che, wow, perché c'è tutto questo mistero di cui però non si capisce niente, manca la fine perché non è che ti spiegano le cose, figurati. No, ti, ti bombardano di, di informazioni inutili, eh, una che si contraddice con l'altra e insomma tu alla fine non capisci niente, però sei, sei contento perché hai passato quei 40 minuti di pace e staccamento di cervello, diciamo così. Quindi io la metto vicino a Riverdale e vicino a Sabrina perché secondo me sono lì lì, anche con Gossip Girl. Ci sta. Poi, ah, questa qua è Non ho mai, Never Have I Ever, una roba del genere. Una di quelle che vi dicevo che Netflix spara ogni 5 minuti, una di quelle da recuperare in un pomeriggio. Ma questa secondo me è molto carina, molto molto carina, vi, vi consiglio assolutamente di recuperarla. Unisce molto bene uh, la parte comica. Pazzesca, soprattutto la protagonista. Eh, L'attrice secondo me è molto brava, eh, fa morire dal ridere, però allo stesso tempo parla di temi molto importanti. Insomma, tutto un discorso sull'elaborazione del lutto e anche l'accettazione del, del, delle proprie radici e eh, della propria cultura. E poi anche dei risvolti inaspettati per le solite serie di Netflix. Quindi, quindi non saprei, io la metterei in, in buono perché se lo merita, se lo merita. Beverly Hills 90210. Raga, qua ci troviamo di fronte ad un cult assoluto, però io non l'ho mai seguita veramente bene. Tra l'altro, ho sempre guardato di più il revival di 90210 e non tanto la serie originale, però essendo un cult non posso non metterla qua, cioè per forza, per forza deve stare lì, perché non è tra le mie super preferite, però e Beverly Hills 9210, cioè di cosa parliamo? Sex Education: io ho un po' un problema con Sex Education, cioè non sono mai riuscita ad andare avanti e finirla perché mi cringia a dei livelli incredibili. Ma è una serie molto carina, ben fatta, che parla di cose importanti. So che dovrei vederla, però <ride> non ce la faccio. Quindi io la metterei in buono perché è molto bella, però allo stesso tempo io non riesco a guardarla quindi è che ce devo fare. Passiamo a Smallville. Anche questa è stata una serie cult. Tra l'altro, la sto rivedendo in, proprio in questo periodo perché volevo assolutamente fare un rewatch, eh, dato che quando ero ragazzina, cioè. Mh, la vedevo, ma non la vedevo, cioè era un po' come Dawson's Creek o One Tree Hill, cioè la beccavo ogni tanto così, però non è che la seguissi assiduamente, anche perché appunto ero, ero troppo piccola e non, non coglievo bene, no? Mm -hmm. Però devo dire che mi sta piacendo un sacco rivista anche adesso, è stra carina cioè come, come fa la gente a dire che è brutta questa serie, non capisco, è carinissima e quindi penso che la metterò in, in Annamo Bene. Insieme a Beverly Hills 9210, per, probabilmente per la stessa ragione, cioè ha segnato un po' una generazione. Smallville, Teen Wolf. <ride> allora, questa serie fa parte della generazione PLL e mi è piaciuta tantissimo. Cioè, è, allora dei teen drama che ho visto, forse è quello che mi è piaciuto meno. Ma l'adoro comunque, adoro Stiles, è il mio personaggio preferito. Mi sono affezionata tantissimo a lui e Lidia. Sono rimasta anche parecchio delusa da come hanno gestito la cosa, ma facciamo finta di niente. E di questo, ogni tanto guardo qualche episodio perché boh, mi dà quel vibe un po' cozy, non so come descriverlo. E quindi penso la metterò insieme a tutte le altre qua, in buono, insieme anche a PLL e Riverdale. Perché sono, sono un po' cugine tutte queste serie, se vogliamo. E anche The Vampire Diaries. Allora, The Vampire Diaries non l'ho mai conclusa, quindi metto le mani avanti. No, no, non odiatemi. Eh, anche perché ogni volta mi dite: Oddio, sei uguale a. Come si chiama lei? L'attrice. Apparirà adesso sullo schermo. Ho visto metà della prima stagione, e non è male. Tra l'altro adoro tutti i vibe, molto Twilight. C'è Stefan, che io avevo chiamato Denver, ad un certo punto di questo canale, ma ignoreremo questa cosa. <ride> era Denver, o oh no? Forse era un altro nome, <ride> aiuto! Vabbè, facciamo finta che non è mai successo. Uh, comunque, Stefan è uguale a Edward Cullen. Uguale. Come è vestito, come è truccato... Lui in generale somiglia un sacco anche a Robert Pattinson secondo me, cioè non tantissimo però lo ricorda molto in, in Twilight e quindi ero tipo wow, mi ha dato tutti quei feels, no? Tutti quei feels di Twilight, quindi lo devo mettere anche lui in, in buono, per forza, cioè dai, cosa fai, non, non lo metti lì. Insatiable è una serie molto controversa che molti hanno odiato, però a mio parere in realtà è una serie molto carina che parla in modo estremamente um, ironico e satirico, soprattutto di temi um, scopietanti, diciamo così, uh, molto... Um, Mm. Ho visto solo la prima stagione, però la seconda non l'ho ancora recuperata. Ehm, e io vi dico, a me è piaciuta, quindi la metterei in, in cepostà, oppure no, la mettiamo in buono, però non posso metterla allo stesso livello di Team Wolf. Non esiste, ok, no, resta lì in cepostà. perché è molto carina, però non è una serie super top power. Scream Queens. Scream Queens. Geniale, geniale. Ryan Murphy, mio cuore, mio cuore. È troppo iconica. Troppo anche quotable, cioè che puoi prendere frasi e usarle nella tua vita e sembrare simpatico. Mm. Magari no, perché effettivamente sono tutte delle battute molto cattive, quindi non, non usatele. Però mm, cioè avete capito cosa intendo. Dove ti mettiamo Scream Queens? Dove, dove, dove? Vorrei metterla in buono, però. No, però si deve stare gli Screen Queens, assolutamente. Perché non me la sento di metterla in andamo bene vicino a robe un po' più pregne. Quindi sì, va, be va bene dove sta. That 70 Show, carinissima sta serie, carinissima. Tra l'altro adoro il fatto che ci siano Myla Kunis e Ashton Kutcher, o Kutcher come cavolo accidenti si pronuncia, che nella serie erano fidanzati e poi loro dopo, dopo anni si sono rivisti si sono sposate e sono dei figli. So cute! Io credo ancora nell'amore grazie a Dustin e, e Mila, vabbè. <ride> sono un po' dei Brangelina, sottomarca, però dei Brangelina, secondo me. Death Seventy Show era molto carina, era una serie degli anni 90, ambientata però negli anni 70. Fa molto ridere, la tipica sitcom, ci sono loro che sono tutti adolescenti che fanno robe. E, insomma, molto carina, però niente di particolare, quindi io la metterei in cevosta. Baby... Allora, piccola parentesi su Baby. A me non ha fatto così schifo. <ride> allora, um, no. È molto problematica sotto molti punti di vista, ma devo ammettere che mi ha intrattenuta. E non poco. Cioè, l'ho vista in un pomeriggio, così. Quindi non lo so, sono combattuta. Perché a me piacciono molte cose che spesso sono un po'... Nei... Tipo Twilight. Io adoro Twilight, però so che è super problematico per certe cose um, quindi non lo so non lo so non so dove metterla forse la mettiamo in ciaposta perché non me la sento di metterla in monnezza perché comunque intrattiene a mio parere magari se non vi piace il genere dite no vabbè cosa intrattiene che volevo uccidermi e eh, ci avete ragione però vabbè lasciamola lì per il momento cioè non me la sento di metterla insieme a, a 13 o forse sì Mettiamola lì. <ride> Luna nera. Concludiamo con questa serie italiana. Allora, molti l'hanno odiata, l'hanno trovata brutta. Secondo me non è così male come la descrivono. Per essere una serie italiana è fatta molto bene. E secondo me c'è anche una certa qualità, no? Uh, un, un pelo più di, di, di soldi ce li avevano per fare sta serie. Gli effetti speciali secondo me non sono così male. Tutta l'idea delle streghe, di come sono rappresentate, mi piace. Però non è. il top. Cioè ci sono molte cose un po' hmm. In luna nera Comunque se volete avevo fatto una, una live Insieme alla carissima Giulia eh, Giulia Bifrost eh, Lei aveva anche letto il libro Quindi facciamo anche una comparazione tra libro e serie tv E eh, ve la lascio sempre qua, qua in alto in giro Se volete recuperarla ah, Io la metterei in c'è posta Perché alla fine non è una serie eccelsa Però non è nemmeno così brutta da metterla in monnezza Non me la sentirei mai Quindi sì, la mettiamo là e quindi eccoci qua, abbiamo concluso il nostro, la nostra classificona. Allora, abbiamo al top Euphoria, Gilmore Girls e D.O.C. perché mi sembra logico, cioè non poteva esserci altro là sopra. Poi abbiamo un bel po' di cose in buono, mi ha stupito questa roba, sono stata buona <ride> con, con tante serie secondo me. Cioè ho messo pochissima roba in monnezza, eh. attenzione, attenzione. <ride> So che molte, molte altre persone sarebbero state più cattive. Invece, io sempre di buon cuore. Oh mio dio, di quante cazzate mi dico da sola. Vabbè, a me sembra comunque una classifica degna, no, cioè non mi sembra di aver, di aver messo chissà quali cose assurde, comunque in ogni caso fatemi sapere qui sotto qual è la vostra classifica tra queste e soprattutto se ci sono altre serie teen che vi piacciono da morire, perché qua io ho buttato dentro tutte quelle che mi venivano in mente, ma sicuramente ne ho scordata qualcuna perché insomma sapete che la mia memoria non è delle migliori. E nulla, quindi detto questo, io spero un sacco che questo video vi sia piaciuto, come al solito sono classifiche puramente personali, non ho alcuna intenzione di dire che una serie fa schifo che l'altra è super bellissima. Insomma, vi dico che cosa ne penso io per il mio gusto personale e per quello che più o meno queste serie sono state un po' a livello no, di cultura pop. Quindi, quanto sono state amate, eccetera, eccetera. Eh, quindi, niente di inciso nella pietra. Non, non ve la prendete in alcun modo perché, appunto, non è mia intenzione parlare male o benissimo di queste serie e niente poi a parte questo come al solito qui sotto nell'info box trovate tutti i link per seguirmi sui social come al solito seguitemi su instagram che è il social dove vi tengo aggiornati con le cose eh, e poi vi ricordo anche la mia collaborazione con Pumpling con il mio codice sconto avrete il 20% di sconto su tutti gli acquisti sul loro sito quindi se vi piacciono le felpe nerd le magliette i calzetti con le cose di cinema serie tv trovate tutto là sotto eh, e nulla io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video ciao